Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Giovanni. Gloria a te, o Signore. In quel tempo un certo Lazzaro di Betania, il villaggio di Maria e Marta, sua sorella, era malato. Maria era quella che cosparse il profumo del Signore e gli asciugò i piedi con i suoi capelli. Suo fratello Lazzaro era malato. Le sorelle mandarono dunque a dire a Gesù: Signore, colui che ami è malato. All'udire questo Gesù disse: questa malattia non porterà alla morte, ma è per la gloria di Dio, affinché, per mezzo di essa, il Figlio di Dio venga glorificato. Gesù amava Marta e sua sorella, e Lazzaro. Quando sentì che era malato, rimase per 2 giorni nel luogo dove si trovava. Poi disse ai discepoli: andiamo di nuovo in Giudea. I discepoli dissero: Rabbì, poco fa i giudei cercavano di lapidarti, e tu ci vai di nuovo? Gesù rispose: non sono forse 12 le ore del giorno? Se uno cammina di giorno non inciampa, perché vede la luce di questo mondo, ma se cammina di notte inciampa, perché la luce non è in lui. Disse queste cose, poi soggiunse loro: Lazzaro, il nostro amico, si è addormentato, ma io vado a svegliarlo. Gli dissero allora i discepoli: Signore, se si è addormentato si salverà. Gesù ha parlato della morte di lui. Essi invece pensarono che parlasse del riposo del sonno. Allora Gesù disse loro apertamente: Lazzaro è morto. Io sono contento per voi di non essere stato là, affinché voi crediate. Ma andiamo da lui. Allora Tommaso, detto Didimo, disse agli altri discepoli: andiamo anche noi a morire con lui. Quando Gesù arrivò, trovò Lazzaro che già da 4 giorni era nel sepolcro. Betania distava da Gerusalemme meno di 3 chilometri e molti giudei erano venuti da Maria e Marta a consolarle per il fratello. Marta dunque, come udì che veniva Gesù, gli andò incontro. Maria invece stava seduta in casa. Marta disse a Gesù: Signore, se tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe morto. Ma ora che so che qualunque cosa tu chiederai a Dio, Dio te la concederà. Gesù le disse: tuo fratello risorgerà. Rispose Marta: so che risorgerà nella risurrezione, l'ultimo giorno. Gesù le disse: io sono la risurrezione e la vita. Chi crede in me, anche se muore, vivrà. Chiunque vive e crede in me non morirà in eterno. Credi questo? Gli rispose: sì, Signore. Io credo che tu sei il Cristo, il Figlio di Dio, colui che viene nel mondo. Dette queste parole, andò a chiamare Maria, sua sorella. Di nascosto le disse: il Maestro è qui e ti chiama. Udito questo, ella si alzò subito e andò da lui. Gesù non era entrato nel villaggio, ma si trovava ancora là, dove Marta gli era andata incontro. Allora i giudei, che erano in casa con lei a consolarla, vedendo Maria alzarsi in fretta e uscire, la seguirono, pensando che andasse a piangere al sepolcro. Quando Maria giunse dove si trovava Gesù, appena lo vide si gettò ai suoi piedi, dicendogli: Signore, se tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe morto. Gesù allora, quando la vide piangere, e piangere anche i giudei che erano venuti con lei, si commosse profondamente e, molto turbato, domandò: dove l'avete posto? Gli dissero: Signore, vieni a vedere. Gesù scoppiò in pianto. Disse allora i giudei: guarda come l'amava. Alcuni di loro dissero: lui, che ha aperto gli occhi al cieco, non poteva far sì che costui non morisse? Allora Gesù, ancora una volta commosso profondamente, si recò al sepolcro. Era una grotta e contro di essa era posta una pietra. Disse Gesù: togliete la pietra. Gli rispose Marta, la sorella del morto: Signore, manda già il cattivo odore, è lì da 4 giorni. Disse Gesù: non ti ho detto che se crederai vedrai la gloria di Dio? Tolsero dunque la pietra. Gesù allora alzò gli occhi e disse: Padre, ti rendo grazie perché mi hai ascoltato. Io sapevo che mi dai sempre ascolto, ma l'ho detto per la gente che mi sta attorno, perché credono che tu mi hai mandato. Detto questo, gridò a gran voce: Lazzaro, vieni fuori. Il morto uscì, i piedi e le mani legati con le bende, e il viso avvolto dal sudario. Gesù disse loro: liberatelo e lasciatelo andare. Molti dei giudei che erano venuti da Maria, alla vista di ciò che egli aveva compiuto, credettero in lui. Parola del Signore. Prima lettura, il profeta Ezechiele. Chi è Ezechiele? Era un giovane di stirpe sacerdotale, quindi avrebbe dovuto diventare sacerdote, come la tradizione vuole, e invece diventa profeta. Il Signore lo chiama a fare il profeta, poco più di 20 anni, e vive
sei secoli prima di Cristo, e viene portato in prigionia con il suo popolo in Babilonia. Quindi è il profeta che consola Israele in esilio e anche poi quando torna a casa è sempre presente, vicino al suo popolo. E dice, in questa lettura, dice, caro mio popolo, un giorno sarete tutti quanti risuscitati. Vivrete di nuovo una nuova vita, il Signore aprirà le vostre tombe, vi riporterà in vita, eccetera, eccetera. Oracolo del Signore, è un oracolo, quindi parla in nome di Dio. Dice, beh, noi sappiamo che alla fine tutti quanti risorgeremo, no? C'è scritto, diciamo nel credo. Beh, il problema è quante volte questa risurrezione avviene nelle nostre vite. Avviene, eh? Ci sono casi in cui persone che sembravano morte dentro, la morte interiore, a un certo punto rinascono, riprendono vita. Vuoi per le nostre preghiere, vuoi per le preghiere altrui, vuoi per qualche altro intervento divino. Il Signore a un certo punto chiede che queste persone vengano riportate in vita. Magari siamo noi, umilmente, indegnamente, che facciamo risorgere queste persone, le riportiamo alla fede, no? Magari basta dire un rosario insieme, ecco che si risveglia qualcosa dentro di loro, tornano a vivere. Questa è esattamente una risurrezione, eh? Non è un miracolo, ovviamente, ma è un piccolo anticipo di quella che sarà la risurrezione finale, per tornare in vita. No? Quante volte la gente dice, se non avessi avuto quella disgrazia, quell'incidente, eccetera, non avrei conosciuto Gesù. Ecco, questa è la risurrezione. Esattamente questa. In ospedale succede anche, la malattia, purtroppo, e tutto il resto, a volte sono strumento di bene. Il Signore trae il bene anche dal male. Seconda lettura, San Paolo scrive ai Romani, dice, non fatevi dominare dalla carne, che vuol dire attenzione alle passioni. Uno può avere anche un carattere strano, carattere piuttosto vivace, no? Però se eccede in questo carattere, se si arrabbia spesso, urla, bestemmia, eccetera, quello non va bene. Anche se dice di essere cristiano, anche se va a messa, anche se prega. Il cristiano deve avere un controllo, un autocontrollo su di sé. E non sempre è facile, eh? Non sempre è facile. Però con l'età, la preghiera, l'esperienza, si impara a controllare un po' le proprie emozioni. Non si cambia il carattere, eh? Il carattere è quello che è, viene impresso come un marchio indelebile. Però si può modificare, smussare, plasmare un po' questo carattere, fare in modo che sia un po' più dolce. Io vivo in comunità, comunità di frati. In 20 anni di comunità un po' il mio carattere è cambiato, leggermente, no? Non tanto, però per adattarsi, no? Ci adattiamo alla situazione in cui viviamo. La comunità in genere è un luogo di guarigione, eh? Un luogo di educazione anche pedagogico. Bene, vediamo infine al Vangelo. Gesù risuscita Lazzaro. Gesù piange, il Signore della vita e della morte che piange davanti a un morto. Strano, eh? In realtà, se leggete bene, non piange davanti a Lazzaro, perché sa che tra poco tornerà a vivere. È una rianimazione questa, non è una resurrezione. Lo rianima, torna in vita, poi morirà ancora. Piuttosto Gesù piange davanti al dolore dell'umanità. Le lacrime di Cristo sono per noi, per quelli che stavano vicino, no? Che si disperano, poveretti. Sapete, gli ebrei facevano un grande pianto, urlavano, si disperavano, si strappavano le vesti. Ecco quello. Gesù si commuove per quello e dice, guarda un po', questa povera gente come si dispera, anche lui è triste per loro,
non per Lazzaro. Allora, Gesù dice, togliete la pietra. Sapete che anticamente c'era questa pietra che rotolava, chiudeva la grotta dove era il morto, rotola la pietra, anticipo della sua pietra. Quando no, l'angelo rotolerà la pietra sua e dall'alto della pietra proclamerà la resurrezione. Comunque, è un gesto di resurrezione anche questo, rotola e lo riporta fuori. Bendato con le mani legate, questa è la morte. La morte in questo caso del peccato. Quando commettiamo un peccato moriamo anche noi, almeno interiormente. La nostra anima sta lì, gravata da questo peso. Siamo legati, mani e piedi, col volto bendato, e siamo lì nel peccato. Il Signore ci tira fuori. Vieni fuori, scioglilo. Sciogliere i legami del peccato, no? Sciogliere tutto quanto, torniamo a vedere, torniamo a camminare, a vivere, a respirare, ecco qua. Ogni confessione fatta bene è una piccola resurrezione. Si dice, se fate caso nelle chiese, qui non c'è purtroppo, nelle chiese c'è sempre il battistero vicino al confessionale, due sacramenti molto simili, battesimo e confessione sono molto simili. La confessione, un piccolo battesimo, è anche il modo di tornare in vita dopo un peccato grave. Ecco qua, allora il Signore ci tira fuori come Lazzaro dal nostro peccato. Allora, riassumiamo il messaggio di oggi. Il Signore apre il sepolcro e ci farà rivivere, questo già è chiaro al nostro Ezechiele, sei secoli prima di Cristo. Già c'era questa consapevolezza che torneremo a vivere. Ricordiamoci San Paolo, attenzione alle passioni, attenzione agli scoppi di ira, attenzione, non è cristiano, non è nemmeno educato, forse, in prorompere in grida e altre cose. Cerchiamo di imparare un po' di self-control, si chiama, autocontrollo. Ricordiamoci Gesù che risuscita Lazzaro, si commuove per il nostro dolore e poi, come tira fuori Lazzaro dalla tomba, anche noi saremo tirati fuori dal peccato con la confessione e la penitenza. Sì, lodato Gesù Cristo. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Giovanni. Gloria a te, oh Signore. In quel tempo un certo Lazzaro di Betania, il villaggio di Maria e Marta, sua sorella, era malato. Maria era quella che cosparse il profumo del Signore e gli asciugò i piedi con i suoi capelli. Suo fratello Lazzaro era malato. Le sorelle mandarono dunque a dire a Gesù, Signore, colui che ami è malato. A udire questo Gesù disse, questa malattia non porterà alla morte, ma è per la gloria di Dio, affinché, per mezzo di essa, il Figlio di Dio venga glorificato. Gesù amava Marta e sua sorella, e Lazzaro. Quando sentì che era malato, rimase per due giorni nel luogo dove si trovava. Poi disse ai discepoli, andiamo di nuovo in Giudea. I discepoli dissero, Rabbì, poco fa i giudei cercavano di lapidarti, e tu ci vai di nuovo? Gesù rispose, non sono forse 12 le ore del giorno? Se uno cammina di giorno non inciampa, perché vede la luce di questo mondo, ma se cammina di notte inciampa, perché la luce non è in lui. Disse queste cose, poi soggiunse loro, Lazzaro, il nostro amico, si è addormentato, ma io vado a svegliarlo. Gli dissero allora i discepoli, Signore, se si è addormentato si salverà. Gesù ha parlato della morte di lui. Essi invece pensarono che parlasse del riposo del sonno. Allora Gesù disse loro apertamente, Lazzaro è morto, e io sono contento per voi di non essere stato là, affinché voi crediate, ma andiamo da lui. Allora Tommaso, detto Didimo, disse agli altri discepoli, andiamo anche noi a morire con lui. Quando Gesù arrivò, trovò Lazzaro che già da 4 giorni era nel sepolcro. Betania distava da Gerusalemme meno di 3 chilometri, e molti giudei erano venuti da Maria e Marta a consolarle per il fratello. Marta dunque, come udì che veniva Gesù, gli andò incontro,
Maria invece stava seduta in casa. Marta disse a Gesù: Signore, se tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe morto. Ma ora che so che qualunque cosa tu chiederai a Dio, Dio te la concederà. Gesù le disse: tuo fratello risorgerà. Rispose Marta: so che risorgerà nella resurrezione, l'ultimo giorno. Gesù le disse: io sono la resurrezione e la vita. Chi crede in me, anche se muore, vivrà. Chiunque vive e crede in me non morirà in eterno. Credi questo? Gli rispose: sì, Signore. Io credo che tu sei il Cristo, il Figlio di Dio, colui che viene nel mondo. Dette queste parole, andò a chiamare Maria, sua sorella. Di nascosto le disse: il Maestro è qui e ti chiama. Udito questo, ella si alzò subito e andò da lui. Gesù non era entrato nel villaggio, ma si trovava ancora là, dove Marta gli era andata incontro. Allora i giudei, che erano in casa con lei a consolarla, vedendo Maria alzarsi in fretta e uscire, la seguirono, pensando che andasse a piangere al sepolcro. Quando Maria giunse dove si trovava Gesù, appena lo vide si gettò ai suoi piedi, dicendogli: Signore, se tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe morto. Gesù allora, quando lo vide piangere, e piangere anche i giudei...